e diceva a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Apocalisse 14:7. Viviamo in uno stato di costante allarme ambientale. Gli scienziati dicono che siamo in emergenza climatica ed ecologica. Aria, terra, mare, falde acquifere, l'inquinamento è dappertutto e avvelena la vita. Ma ciò di cui si parla maggiormente sui media e nelle stanze della politica sono mercati, le banche, le finanze. È come se un pullman con i freni rotti sfrecciasse in discesa e i passeggeri, invece di allarmarsi e cercare di intervenire in qualche modo, fossero intenti a discutere su che cosa mangeranno domani. Possiamo forse dire che abbiamo perso il senso della priorità. Le potenze della terra si siedono intorno a un tavolo per trovare una soluzione, ma in realtà non decidono nulla di veramente concreto e importante. Il testo di Apocalisse, invece, dice alcune cose fondamentali. Innanzitutto, il punto finale della storia di questo mondo lo metterà Dio. È giunta l'ora del suo giudizio, dice il testo, e sarà il Signore a dire un basta. Ma come siamo giunti a questa situazione devastante del nostro pianeta e della nostra società? Il testo lo rivela. Abbiamo dimenticato Dio. Abbiamo dimenticato che è Lui il creatore della terra. Abbiamo dimenticato che ha dato vita a un mondo fatto di delicati, perfetti meccanismi, di ecosistemi grandi e piccoli concatenati in equilibrio fra di loro, e che noi invece distruggiamo uno a uno. Eppure Dio aveva affidato questa terra proprio all'uomo perché se ne prendesse cura, la custodisse, la proteggesse, la rendesse rigogliosa. Dio è stato dimenticato e ora siamo noi credenti la sua voce e abbiamo la missione di gridare forte che bisogna ritornare a Dio e metterlo al primo posto nella propria vita, che è necessario riconoscerlo come nostro creatore e padre. Nella natura in agonia, nel mondo sofferente per guerre, persecuzioni, carestia, siamo chiamati a condividere il progetto di salvezza del nostro Signore e diffondere il messaggio di speranza. Gesù, nostro Salvatore, presto ritornerà per dire basta a tutto il male e creerà un mondo nuovo in cui la natura gioirà e dove non ci saranno più lacrime, dolore, cattiveria e nessuna forma. La certezza della salvezza e la missione di condividere il dono di Gesù con gli altri siano le nostre priorità anche oggi. Buona giornata.